UCI. Ciao, sono Gianluca di Radio UCI e in questo video ti parlo di 5 novità del modello 730 che devi sapere assolutamente. 1. Quest'anno sono cambiate le scadenze e in pratica hai più tempo per presentare il modello 730. Considera che l'ultima scadenza è fissata per il 30 di settembre. 2. Con le scadenze cambia anche il calendario di conguagli e rimborsi. Infatti, a differenza degli anni scorsi in cui ad esempio i lavoratori trovavano il rimborso nella busta paga a partire da luglio e i pensionati sul cedolino tra agosto e settembre, quest'anno il rimborso arriverà in base a quando presenteremo il modello. In poche parole, prima presentiamo il modello, prima riceveremo il rimborso. E sappi che per avere il rimborso alla prima occasione buona, devi presentare il modello 730 entro il 31 maggio 2020. 3. Da quest'anno, se hai perso il lavoro oppure hai un contratto a termine, potrai fare lo stesso il modello 730. In questo caso, in base alla tua occupazione, puoi ricevere il rimborso dal datore di lavoro oppure direttamente dall'Agenzia delle Entrate. PS, non dimenticare di inserire il tuo codice IBAN. 4. Per quest'anno cambia anche il limite dei redditi per considerare i figli a carico, che sale fino a 4.000 euro. Attenzione però, si tratta dei redditi complessivi percepiti dal figlio o dalla figlia nel 2019 e si considerano lordi, quindi non il netto delle buste paga, ma il valore che troviamo nella certificazione unica. 5. A causa dell'emergenza quest'anno puoi ricevere assistenza fiscale per il tuo 730 in maniera telematica, da casa e in sicurezza. Se vuoi saperne di più, ti lascio un link in descrizione. E queste sono 5 novità del modello 730 2020. Fammi sapere nei commenti se già ne conoscevi qualcuna. E non dimenticare di iscriverti al canale, perché nel prossimo video parliamo di quali sono le spese che si possono detrarre. Quindi, al prossimo video. Ciao! Informati e felici. Radio UCI.